riscattato e condiviso 10 la posti letto, convivenza. laboratori di ceramica e un vasto salone per le attività aggregative. Così è composta la Casa dei Giovani, che è stata inaugurata nel quartiere napoletano di Pianura ed intitolata Gigi e Paolo, due giovani vittime innocenti della camorra che furono uccisi il 10 agosto 2010. Una struttura che vuole essere soprattutto un punto di riferimento per le scolaresche. A seguito di quel duplice omicidio nel quartiere c'è stata una mobilitazione civile che ha portato alla costituzione di un'associazione di volontariato, San Mattia, che ora gestirà la Casa dei Giovani. Ascoltiamo Rosaria Evangelista, mamma di Gigi. Questo luogo prima era una casa di morte, veramente di morte. Io non l'avevo mai vista. La prima volta che ci sono stata è stato un anno fa, il 9 dicembre. A stento sono riuscita a varcare un poco la soglia e quelle mura palpitavano ancora di quei respiri, di quei pensieri, di quella cattiva. Si sentiva il puzzo della morte, perché proprio qua è stato deciso la morte di Gigi e Paolo. Oggi non so che cosa farà la gente, però una cosa è da dire: tu non puoi spegnere tutto, ma non l'amore. Questo no, loro non ce l'hanno fatta e non ce la faranno mai. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. Ascoltiamo. Questo edificio ha un valore altamente simbolico, altamente evocativo, ma è anche un faro di speranza, di luce, di riscatto, non solo per Pianura, ma per tutta la città di Napoli. È una vittoria della giustizia, della società civile, perché non si fa giustizia senza l'apporto della società civile.